Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Allora ragazzi, oggi in questo video parleremo dei prodotti terminati. Non sono pochi, sono veramente tanti. Non ho l'ora di mostrarveli per poi andare a buttare tutto. Allora, come primo prodotto terminato da me è il mio bagnoschiuma, questo qui dei Tesori d'Oriente, che è uno dei miei preferiti. Ce l'ho da tantissimo tempo e piano piano l'abbiamo terminato. È un bagnoschiuma che sicuramente ricomprerò di nuovo perché veramente è ottimo. A me Tesori d'Oriente mi piace tantissimo, però questo qui è l'unico flaccone che io non butterò perché faccio la collezione, mi piace tenerli comunque in esposizione, ne ho altri e quindi non va nel cesto, nella busta da buttare, ma ritornerà nel mio bagno. Allora, un altro prodotto che ho terminato, che finalmente ho terminato, però mi è piaciuto veramente tanto, è questa maschera della Garnier, questa qui al miele, è stupenda questa maschera, mi è piaciuta veramente tanto e se ho l'opportunità la ricomprerò. Un altro prodotto che ho terminato, che ve ne ho parlato tante volte, è il mio balsamo viso delle Driadi, l'ho terminato e già ricomprato, perché non ne posso fare a meno, anche se compro altre creme, altri brand, comunque questo qui nel mio bagno ci deve essere sempre. Un altro prodotto, ho terminato anche il tonico delle Driadi, già comprato un altro. Un altro prodotto che ho terminato, che veramente ho amato, è questo scrub della L'Oreal, sempre al miele, eccolo qui, lo metto a fuoco, è uno scrub bellissimo, però non riesco a ritrovarlo. Anzi, amiche, se qualcuno di voi per caso sa dove ricomprarlo, lo ha rivisto da qualche parte, fatemi sapere nei commenti perché veramente lo voglio riacquistare, veramente lo vorrei riacquistare. Poi, un altro prodotto che abbiamo terminato sia io che mio marito e i ragazzi è questo shampoo della Sunsilk. Noi con questo brand ci troviamo veramente bene, compriamo quasi tutta la linea della Sunsilk e comunque lo shampoo da ricomprare sicuramente. Un altro prodotto che ho terminato è questa crema mani della Leocrema, è una delle tante creme che ho terminato, ne ho tante aperte. Ottima crema e ci troviamo bene sia io che mio marito. Terminata anche questa. Un altro prodotto che abbiamo terminato è questo detergente intimo. L'abbiamo usato tutti in famiglia. È un detergente che non irrita, non porta problemi e quindi ci piace. Ragazzi, oggi fa proprio caldo. Mamma mia, ragazzi, fa caldissimo, sono tutta sudata. Un altro prodotto che abbiamo terminato è il bagnoschiuma della Dove, più che altro l'ha terminato sempre mio marito con i ragazzi, si trovano bene, che poi Dove, devo essere sincera, mi piace anche a me e a volte lo uso anche io. Poi, altri prodotti che ho terminato che mi piacciono tantissimo sono questi qua, i salviettini struccanti della Vilea, soprattutto queste qui belle grosse. Quadrate, mi trovo bene anche quando vado a fare la maschera, ne prendo due, le bagno e mi tolgo la maschera dal viso, beh, poi la vado a risciacquare, però mi trovo proprio bene con questi qua. Allora, campioncino del Livre Rocher terminato, ottima crema. Campioncino olio viso che mi ha regalato mia sorella. È un olio per il viso, è ottimo quest'olio, peccato che era solo un campioncino, quindi ho fatto un paio di applicazioni, comunque ottimo. Poi, terminato queste salviettine struccanti, allora io queste qui le uso, voi lo sapete, le uso quando facciamo i video per pulirci le mani e poi le uso soprattutto prima di buttarmi sotto la doccia. Perché ne vado a passare almeno una o due sul viso e poi mi butto sotto la doccia, mi faccio la doccia e poi dopo faccio la mia skincare. Io le uso perché comunque quando ti vai a buttare sotto la doccia l'acqua ti cola tutto il trucco e ti possono bruciare gli occhi. Invece con questa qua mi basta anche solo passarla sugli occhi e mi trovo benissimo. Sono ottime queste qui. Allora, terminate
mie maschere della Driadi, ne ho terminate tre, maschere che io compro sempre, ogni volta che vado a fare gli acquisti da Tigotà non esco dal negozio se non ne compro almeno una, due di queste qua, che poi con una di queste faccio un paio di applicazioni. Terminata quest'altro campioncino di Libero Rocher che mi ha dato la mia amica, questo se lo volete acquistare costa 10,95 euro, questo qui. Allora, terminato anche questa salviettina in bevuta che mi manda la mia amica per farmi sentire la profumazione dei profumi, io ve l'ho detto già in altri video, mi trovo benissimo perché me le metto in borsetta, ogni tanto prendo e riattivo magari il profumo. Fondotinta campioncino di Libero Rocher, allora questo è un ottimo fondotinta. L'unico problema, mamma mia ragazzi, sto sudando. L'unico problema di questo fondotinta è che era troppo scuro per la mia tipologia di pelle, perché sono chiarissima e quindi era troppo troppo scuro. Però devo dire che è un ottimo fondotinta. Altro prodotto terminato, ragazzi, allora questi ne compro tantissimi, ne termino tantissimi. È il correttore arancione della Pupa. Mi trovo benissimo con questo correttore, l'unica cosa e che finisce subito, quindi subito finisce, però mi trovo talmente bene che ogni volta lo ricompro. Terminata la matita, quella la stick dell'Avon, devo dire che io con queste matite qui sono molto scriventi queste matite, però io non mi trovo bene perché ragazzi sì, a me almeno a me si spezzano. Io la apro poco poco, si spezzano, subito terminano perché è terminata subito e quindi comunque è un peccato. Non mi trovo bene. Altri prodotti che ho terminato, che ho comprato pochi giorni fa da Eurospin, sono queste bottigline d'acqua. Devo dire che sono buonissime, sono dissetanti queste bottigline. Dopo averle bevute non ti viene quella sensazione di voler ancora bere, no? Che ci sono tante bevande, tanti succhi che più li bevi più ti portano sete. E devo ringraziare per queste che mi sto avvicinando a questo tipo di acqua. Voglio ringraziare la mia amica Scarlett 81. Voglio ringraziare la mia amica Marshall Beauty perché se non sbaglio le compra pure lei, ma penso di sì, se ricordo bene le compra pure lei perché ragazzi guardiamo tanti di quei video, cioè alla fine arrivo la sera che non mi ricordo più nemmeno io chi sono. Comunque, saluto le mie amiche e devo dire grazie perché sono ottime queste acque. E qui abbiamo finito la prima sacchetta. Poi andiamo con i detersivi. Terminato il mio Nelson alla lavanda, ottimo ragazze, mi piace veramente tanto questo Nelson 5+, aceto e lavanda, sgrassa e anche profuma, veramente una bellissima profumazione, 100% riciclabile. Quindi mi sembra che ne avevo però, sì, due, anche questo qui però è al limone, terminato anche questo qui, la lavanda, il limone, adesso ho terminato i pacchi perché io comprai i pacchi. Poi, terminato il mio Ace Gentile, ottimo, come fare una brutta referenza sull'ace, è un prodotto che penso che amiamo tutte, quindi igienizza, smacchia, sono 2 litri, ace, ragazzi, ace e ace. Ottimo il Dick Sun, quando lo trovo in offerta lo compro sempre. Infatti ne ho terminati due. Poi terminato Ajax al limone, buonissimo anche Ajax. Terminato io Vetri, anche questo qui è un ottimo prodotto, non è uno dei miei preferiti, però devo dire che comunque il suo lavoro lo fa bene, quindi è ottimo anche questo qui. Poi Nelson e poi mitico, unico, solo fabuloso, anche se questo qui però non è alla lavanda,
Mea fiori di loto. E se non sbaglio, la mia amica Valeria, ciao Valeria, se non mi sbaglio, è una delle sue profumazioni preferite. Non ricordo se lei usa il brand Fabuloso o un altro brand, però mi ricordo in un video che lei il fiori di loto gli piaceva tantissimo. E comunque è vero, perché è veramente bello anche quest'altra profumazione, mi piace tanto anche questa. Poi ho terminato, questo anche mi è piaciuto tantissimo, ragazze, è questo qui dell'Avon, lo scrub sotto la doccia, brasiliano. È stato bellissimo questo scrub, lasciava la pelle veramente bella idratata, morbida, mi è piaciuto veramente tanto anche quest'altro prodotto. Allora, ragazze, io cercavo di andare il più veloce possibile. I miei prodotti sono terminati. Vi ricordo sempre che se il mio video vi è piaciuto di lasciarmi un like, di iscrivervi al canale, di attivare la campanella e che cosa dire di più? Sognatemi, pensatemi, non lo so. Vi mando un forte abbraccio.